Milena Miconi è qui, grazie di essere con noi. Milena, dall'altra parte è arrivato Francesco Frodella, Ferraglioni e Trefiletti. Allora, Milena, che ti è successo? Tu sei stata vittima di stalking? Allora, guarda, in realtà è successo... Durante il bagaglino? Durante il bagaglino, quindi parliamo del 1999. Sì. Insomma, io iniziai la prima puntata, poi che chiaramente fu mandata in televisione, io non... Il giorno prima ero sconosciuta praticamente, sì. Quindi avevo, siccome vivevo da sola, avevo il mio numero sull'elenco telefonico, insomma tutto regolare, tutto normale, e non ero preparata a questo cambiamento così forte, per cui io il giorno prima, il venerdì sera, ero una ragazza che lavorava e che cercava di fare questo mestiere che amava tanto, ho fatto questa puntata, la prima puntata del bagaglino che è andata in onda, appunto in diretta. E cosa ti è successo? Il giorno dopo chiaramente sono diventata un personaggio popolare e il mio numero, il mio nome stava sull'elenco telefonico, per cui da quel momento in poi ho cominciato a ricevere telefonate. Però ce n'era uno in particolare. Ma ce n'era uno in particolare. Che ti ha perseguitata per quanto tempo? Per un po' di tempo. Cosa ti faceva? Ma guarda, in realtà queste telefonate erano continue di giorno e di notte e non si sentiva bene dietro chi c'era. Si sentivano dei respiri, dei sospiri. Quanto è andato avanti? È andato avanti per un po' di tempo, di mesi. Dopodiché io chiaramente sono corsa a cambiare numero di telefono e a fare tutta una serie di... Però non hai denunciato. Non ho denunciato. Diciamo che non ho denunciato perché per fortuna non mi è successo niente di grave. Ecco, però questo è un messaggio importante. Perché... Ecco, Yuma invece per 6 anni... È stata perseguitata una modella famosa, fra l'altro Yuma famosa in tutto il mondo, è stata perseguitata da uno stalker fino a quando invece lei lo ha denunciato ai carabinieri. Copertina. Given me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons, about a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Allora, Yuma sta arrivando, si sta microfonando. Trefiletti, denunciare in questi casi, denunciare? Assolutamente. Allora, prima di tutto una cosa me la devi far dire. Io amo anche la lingua inglese. È arrivata in Yuma, caso, però... eccola. Bellissima, ciao Yuma. Ciao. Ciao. Prego, Rosario, continua. Allora... Dicevo, amo la lingua inglese, mi piace, ormai entra dappertutto. A me la parola stalking non mi piace. Chiamiamola persecuzione. Santa pazienza, è persecuzione. Questa è la prima cosa. La seconda, hai detto bene, Eleonora, hai detto bene, soprattutto alle dichiarazioni che ho sentito prima. Ma come si fa a non denunciare? Bisogna denunciare immediatamente. Perché bisogna mettere subito in atto l'iniziativa della magistratura, della procura, delle forze dell'ordine per bloccare dall'inizio. La persecuzione può portare, e lo vediamo in tanti campi, può portare addirittura anche al femminicidio, che è una delle cose più brutte che ci siano. Quindi, care signore, so che c'è anche la persecuzione verso gli uomini, ma soprattutto, care signore, denunciate immediatamente. Allora, Yuma, è andato avanti per 6 anni il tuo? Sì, sì. Cosa ti ha fatto? Allora, inizialmente mi scriveva soltanto sui social, quindi
Hai iniziato con i social, sì, guardate sì, che sì, questi social, ragazzi, sono... No, sono una rovina. Veramente, no, possono essere veramente pericolosi, sì, belli ma anche pericolosi. Esattamente. Allora? E, inizialmente mi faceva anche ridere un po', perché vedevo questa persona, l'ho scoperto per caso, che scriveva delle cose assurde. E poi smettevo di leggere, quindi per me... Sui social creava una certa distanza, quindi non ci facevo più di tanto caso. E poi che cosa hai iniziato a fare per sei lunghi anni? Ma lo bloccavo e poi lui mi scriveva sotto un altro nome, sotto un altro profilo. E io mi sono resa conto che erano passati sei anni quando ho fatto la denuncia, che mi hanno scritto, detto di allegare alcuni messaggi, e quindi sono risalita fino all'inizio. Pensavo beccato? Fosse un paio di anni. Cosa ti faceva? No, è venuto a casa mia. Addirittura a casa tua? Sì, sì, sì. Ha suonato... Ma come faceva a sapere non dove abitavi so, e l'indirizzo? Non lo so, ma sai cos'è? Quando queste certe persone... Cioè... Quando sono matte e poi sì, in, sì, cosa, arrivano, ci arrivano, non so come abbia scoperto dove abitavo. Io quel giorno ero per caso a casa, mi ha detto una lettera, una raccomandata, e stranamente uno, non so perché, apre quasi sempre al postino, quindi l'ho fatto salire senza pensarci. Alessi c'è? E me lo sono trovata davanti. Scusate, e cioè lui è entrato, avete capito? È entrato, cioè ha suonato il campanello, tu ti sei trovata davanti a casa tua questo personaggio. Sì, sì. Ma per cosa me era fatto, un lui? Caso molto particolare, perché lui anche nei suoi messaggi era convinto che noi fossimo una coppia, sì, che avessimo già passato delle vacanze insieme, che eravamo destinati a essere insieme. E che il mio compagno era un impedimento alla nostra storia. Infatti mi ha consegnato una lettera con una scheda telefonica, con il suo nome e cognome veri, perché pensavo che con questa scheda io sarei stata libera di parlare tranquillamente con lui. E da lì mi sono spaventata e subito sono andata a fare la denuncia. E lì mi si è aperto un mondo. Dalla denuncia mondo. Cosa è successo poi? Allora, dalla denuncia i carabinieri hanno messo un attimo per trovarlo, perché appunto c'era il suo vero nome e cognome e indirizzo di casa che mi ha messo in questa lettera. E quindi gli hanno fatto un ordine di restrizione, come si dice? Un ordine di allontanamento. Sì, esattamente. Però non gli è successo niente a lui. No, cioè però lui... ultimamente ho saputo che si andrà a processo, il che è una cosa molto, cioè, molto andrà, importante. Si andrà a processo? Sì. Vuol dire che ci sono stati degli sviluppi. Vuol dire che forse funzionano anche... le denunce. Quindi ecco, bisogna... Fredella, meno male. Fredella. È una storia importante, perché innanzitutto significa che lo strumento della denuncia è efficace. Quindi basta andare alla polizia postale, basta andare ai carabinieri o alla polizia. Quindi la denuncia serve, perché come vedi poi la procura in un attimo riesce a identificare queste persone, questi matti, e in un attimo poi si va anche a processo. Però il problema dei social è anche che oggi noi, la nostra vita quotidiana, le nostre abitudini, le pubblichiamo alla mercé di tutti, e quindi queste persone riescono, poiché non fanno nulla dalla mattina alla sera, riescono social, a capire dove abitiamo, dai, cosa facciamo. Sono i social, quindi sono bisogna stare molto attenti. Succede anche. Molto attenti. C'è qualche pazzo che è internauto che magari ha queste finalità. Il problema non sono i social, cioè dobbiamo anche, cioè non possiamo mettere sotto accusa una comunicazione. Però utilizziamo, cioè, guarda, lo stalking, cioè stiamo attenti, questo perché quando noi diciamo sui social, se, ci guarda, tagliamo in un posto in cui Francesco, abitiamo, a diciamo volte, la persona a volte che sta alcune parte persone dove è capitato di fare una semplice ricarica dentro un negozio, da baccheria, è successo che magari una persona all'interno del bar ha udito il numero, se l'è segnato e ha iniziato a stalkerizzare questa persona. Il problema non è il social, il problema sono le persone allora, malate. Sì, che devono essere prese e sbattute dentro, senza se e senza ma. Allora, sentite quello che è successo a Carmen Di Pietro, vittima anche lei da mesi di uno stalker che le mandava messaggi e fotografie anche sul suo numero di cellulare, fotografie nude di quest'uomo. Sentite, copertina. Crawling across the floor, couldn't take you home to mother in a skirt that short, but I
Allora, Carmen, hai sentito? Dicevano, no, i social non sono così pericolosi. No, per no, te lo sono stati? Per me lo sono stati perché veramente di giorno, di notte, di mattina, era una persecuzione. Cioè, io non ne potevo... Io non ne potevo più, Eleonore. Alla fine ho denunciato, ne ho parlato con te. Poi dicono che non serve parlare. Serve come? Perché adesso questa persona qui non mi scrive più. Guarda un po'. Poi perché da quando hai denunciato? Cioè tu sei andata a denunciare dopo che hai parlato con noi? No, io ho denunciato, quando ho parlato con te e questa persona qui non mi sta più scrivendo, ma guarda un po'. Quindi quando io sento dire delle persone ma che denuncia a fare, non serve a niente, non è vero, signore mio, dovete denunciare. Il problema non è che la gente ha paura, ma paura di cosa? Se sei sola. Sì, ma paura di che cosa? Di affrontare certe cose. Ma non è vero che dipende dai casi, perché magari, scusami, magari questo qui ti manda solamente delle fotografie e ti dice delle cose orrende, però poi ti può fare anche del male. Assolutamente, attenzione, sì, assolutamente. Quindi non è vero che solamente il social ti scrive, è quello, capito? Il problema, che se tu sei sola e non hai nessuno con cui parlare, hai paura anche di affrontare questo, vabbè, questo c'è tipo di passaggio dietro, che è la denuncia. Tu ne parli con l'addetto alla questura e gli spieghi il tuo problema. Io ho paura, che facciamo? Ci che sono molte donne vittime di una violenza psicologica che non ha... Siamo allo stesso livello, non è, la violenza non è solo fisica. Sì. Tante donne hanno un problema grande che è la violenza psicologica, sì, è per questo che bisogna essere. Dimmi, Carmen, no, c'è anche Monica che ha vissuto un fatto simile. Si colpevolizzano anche perché dicono, perché scrivono questi uomini dicendo: ma ti sei messo una minigonna troppo corta, te la vai a cercare. Ma stiamo scherzando, ragazzi miei? Ma brava, io non mi posso vestire come voglio perché qualcuno mi deve dire delle cose scene. No, io non ci sto. Allora, abbiamo, c'è anche una grafica, dovrebbe esserci, perché hai sentito, addirittura qualcuno dice che gli stupri, 20 e 25% degli italiani, che gli stupri avvengono perché le donne perché smettono sì, la minigonna. No, allora vengono scusate perché stuprano perché la donna si veste in maniera succinta. Allora, Monica. Eleonora, denunciare serve, ma serve ancora di più. Tu hai vissuto un fatto simile, no? No, simile, purtroppo più grave. Più grave, cosa ti è successo, Monica? Mi è successo intanto che ho vissuto 4 anni di incubo, ma li ho vissuti anche perché, pur avendo denunciato immediatamente, la mia denuncia è stata inizialmente archiviata ed è stata archiviata da un giudice donna. Questo lo dico perché purtroppo c'è anche un pregiudizio che quando sei una persona che lavora nel mondo dello spettacolo certe cose te le meriti, è come se facessero parte di questo pacchetto no, di popolarità, per cui è stata immediatamente archiviata e sono invece stata io chiamata come diciamo rea invece rispetto al mio stalker, che è stata una vicenda allucinante che purtroppo cosa ti faceva Monica? Cosa figli. Faceva? Lui è entrato in casa dei miei genitori, è entrata in casa mia, è stata una vicenda che, credimi, guarda Eleonora, adesso siccome sono passati un po' di anni mi fa male anche solo parlarne, però voglio dire che c'è ancora tantissimo da fare. Primo, nessuna denuncia deve essere sottovalutata. Secondo, si deve intervenire immediatamente. Immediatamente, ma verso chi? Limitando la libertà a chi ti perseguita, finché non hai capito se è un pazzo. Ti era stata limitata la libertà a te? No, lui cosa niente, ti faceva? Non è stato fatto né messa nessuna misura restrittiva, nulla, ed è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, ma non ha fatto neanche un giorno di carcere. Per cui io sono stata, tra virgolette, fortunata a pensare che lui abbia smesso questa sua attività persecutoria, bravamente. Perché in realtà lui non è stato fatto nulla. Monica, cioè lui non è stato fatto nulla, mentre Yuma, avete sentito, Yuma è stata applicata una misura restrittiva di allontanamento immediatamente, capito? Quanto tempo è passato tra quello che più o meno una decina d'anni? 4 anni fino al processo, fino alla condanna, che però appunto non ha portato a nulla. A 1 anno e 8 mesi di condanna. Però c'è un punto molto importante da aggiungere a quello che dice. 4 anni quando si è perseguitati è un inferno. Il problema è anche che tu non puoi avere delle norme che con una. Che
tu pagando una sanzione amministrativa tu te la cavi così. Non va bene. Bisogna togliergli la libertà a chi fa persecuzione nei confronti delle donne. Questa è una norma da cambiare e so che ultimamente ci sono state proprio delle, diciamo così, dei giudizi. Ma tu lo hai capito che all'inizio la denuncia di Monica era stata messa in un cassetto? Addirittura siamo alla polizia. Cioè, ma com'è possibile? Appunto, è in aggiunta a quello che dice Monica, non deve essere possibile. Seconda cosa, non deve essere possibile che una sanzione amministrativa chiuda la partita. Cioè, io ti perseguito, poi sai, me la cavo con 1.000 euro di multa. No, nella maniera più assoluta. Io sono perfettamente d'accordo ovviamente. Guarda, perché che fai? Tu paghi, guarda, ti, pulisci, ti pulisci le mani e come se niente fosse stato. E no, non va bene, signori miei, non va bene questo. Allora tu devi andare in carcere, ma non che poi ti hai un buon avvocato e esci il giorno dopo. Devi pagare. Assolutamente. Quanto hai? 5 anni, 10 anni, non lo so quanto prevede la legge. Io le darei 50 anni, ovviamente. Da però quegli anni che hai. Anni. Devi stare in carcere, punto. Non esiste un buon avvocato, esempio. Ti tira fuori. Non ci sto, mi dispiace. Cosa è anche un ottimo modo per dissuadere chi vuole fare stalking, capire che veramente ci sono delle condanne serie e vere. Questo secondo me è una cosa molto importante. Però per Monica Leofredi esempio non è stato così, perché una condanna di uno che ti perseguita per 4 anni, Marco, e poi gli danno un anno e 8 mesi, cioè non si fa neanche un giorno di carcere. Allora vuol dire che così quello lì che è abituato a fare questa roba qua la rifarà da un'altra parte con un'altra donna. L'introduzione dello stalking è di 2 anni fa, quindi è cambiata proprio la normativa rispetto alla sua fattispecie. Però sì, però quello voglio dire io, c'è anche un'altra cosa, bisogna dire. La prima cosa è l'imperativo è denunciare. Però nel caso di Carmen, tanto da bloccarlo sui social, e intanto già li limitava, e poi lo denunciava. Intanto lo bloccava. L'hai bloccato? Io ho bloccato non un account, ma 3.000 account, perché questo apriva e chiudeva gli account a suo piacimento. La verità è che questo è pazzo. Perché per aprire un account adesso non ci vuole, mi risulta ancora la carta d'identità. E quindi ben venga se dovesse essere applicata una carta d'identità, sì, per aprire un problema account. Solo di Eleonora, bisogna introdurre da anni ormai, non è che solo allora chiudiamo perché devo parlare social. Della vicenda di Sansepolcro e della suora superiore che se n'è andata perché è innamorata. Prego, fratella. La spunta blu obbligatoria, cioè dare il documento obbligatorio quando ci si iscrive a un social, perché io devo sapere se dietro un account falso c'è Tizio, Caio o un'altra persona. Quindi documenti e risultati. Grazie.